Eder. Mech. Pallister. Video GH010455. Video iniziato a registrare alle ore 13:02:28 del 14 dicembre 2021, della durata di 1 minuto e 37 secondi. Viene ripreso il seguente percorso: via Bonomea nei pressi del ponte ferroviario presente nella parte alta della strada, zona Villa Bonomo. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13:04:05. Il telefono del Visintin alle ore 13:03:25 del 14 dicembre 2021 aggancia la cella di via Bonomea, cella compatibile con la zona mostrata dal video. Video CH010456. Video iniziato a registrare alle ore 13:04:18 del 14 dicembre 2021, della durata di 1 minuto e 32 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Strada Nuova per Opicina. Strada Nuova per Opicina area Campeggio Obelisco, sentiero che dal Campeggio Obelisco va in direzione della zona di Conconello. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13:05:49. L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Bonomea delle ore 13:03:25 del 14 dicembre 2021. Mentre la prima che aggancia successivamente all'orario di fine del video è quella di via Marziale 4:13:19:50 del 14 dicembre 2021, visto che la prima cella utile agganciata del telefono del Visintin, dopo l'orario di fine video, è quella di via Marziale 4. Non è possibile stabilire dove si trovasse il telefono del Visintin nell'arco temporale che intercorre tra le due celle agganciate. Ma è presumibile, però, considerare che l'uomo stesse percorrendo il tragitto che è mostrato dal video. In base a cosa sia presumibile che Visintin stia effettivamente facendo il percorso, però non si capisce. Parliamo dei video 455 e 456, tra i due c'è il tratto che ha percorso senza video registrare. Google Maps indica che sono 800 metri e in bici ci vogliono 8 minuti. In bici ci vogliono 8 minuti, ma lui guida una Lamborghini. Altra anomalia è il video successivo, il 457, risulta tra quelli cancellati. Le mappe nel PDF sono fornite dal GPS della GoPro, mentre gli orari sono messi manualmente nel dispositivo. Il GPS, come abbiamo detto, non fornisce data e ora dei video, ma soltanto la loro localizzazione. Loro hanno indicato la cella di via Marziale 4, ma sarebbero dovuti essere più precisi perché alle 13:19 il suo cellulare aggancia la cella di casa per ben 18 minuti e 42 secondi e poi balza alla cella di via Marziale 4. Quindi che rimbalzo può essere se la aggancia per quasi 19 minuti, nemmeno fosse Maradona? E la stessa cella è quella che aggancia mentre si fa il selfie. Per esempio, alle 12:31 sempre del 14 aggancia la cella di via Armando Diaz per 16 minuti e 1 secondi per poi agganciare alle 12:47 la cella di San Primo per altri 16 minuti e 20 secondi. Codesti sono dati che non indicano un cellulare in movimento ma un cellulare fermo. Sempre alle 13:03 si aggancia per 16 minuti a via Bonomea per poi agganciare la cella di casa via Marchesetti per altri 16 minuti. Soltanto alle 13:38 si colloca a Basovizza, ma nella parte nord di Trieste dove comincia il giro panoramico non si aggancia mai. L'autopsia sarà dirimente da questo punto di vista, sia per l'identificazione, sia soprattutto per capire quali sono le cause della morte, perché indubbiamente trovare un cadavere contenuto in due sacchi, con due sacchetti, purtroppo propende molto di più per un omicidio. E come dicevi, l'ambiente si presta. Latamente mi ricorda un po' l'omicidio di Serena Mollicone, se vi ricordate, peraltro in questi giorni il dibattimento a Cassino
fu ritrovato in una rotura come quella, idonea sia a celare il corpo, sia eventualmente poi a prepararlo. Purtroppo mi sembra proprio di sì, è una scena che si presta terribilmente sia a nasconderlo, sia a prepararlo magari dopo averlo portato lì, non in quelle condizioni in cui è stato fatto ritrovare. Sebastiano potrebbe aver fatto tutto la mattina? Oppure il pomeriggio, ma quindi oggi noi disponiamo di tantissimi strumenti tecnici. Io da investigatore vi dico, sono abituato a ragionare attraverso dei riscontri obiettivi. Si parlava prima del movente, sono d'accordo che questo è un aspetto importante. L'altro sono appunto gli orari. Sono appunto gli orari. E gli orari quali? Intanto gli orari di spostamento di entrambi verificati, però, perché noi dobbiamo verificare attraverso tutti gli strumenti che abbiamo, i telefoni, le videocamere e quant'altro, e censire in maniera molto molto precisa quali sono stati gli spostamenti e quindi gli orari. Un altro orario importante è l'orario della denuncia. Perché fino alle 22? Quali sono i motivi che hanno portato la denuncia a quell'ora? L'altra cosa importante è l'orario della morte. Sarà un po' difficoltoso perché Liliana è stata ritrovata dopo 20 giorni, quindi in quelle condizioni anche di trasformazione, indubbiamente l'ora della morte sarà indicata come una forbice. Però saranno proprio tutti questi orari da riscontrare attraverso le testimonianze, attraverso il GPS, attraverso tutto quello che oggi tecnologicamente disponiamo, a poterci dare dei riferimenti obiettivi per cominciare a dire: il marito effettivamente dice la verità, oppure ci sono comunque degli aspetti di dubbio che vanno approfonditi. Per questo ancora è in quelle condizioni, nel senso non è indagabile, per carità, spero che non lo sia mai e che non sia lui l'autore, ma perché mancano degli elementi su cui costruire un'indagine obiettiva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.